non sappiamo più dove stiamo mettendo i piedi. Davanti a noi una valanga sfolgorante. Pergine ha quasi 40 anni. Ma direi che è uno splendido quarantenne, nel senso che in effetti come festival poi è rinato da poco. Nel 2007 ha cominciato a ripensarsi dopo appunto una tradizione che lo vedeva proprio come momento classico dell'intrattenimento estivo trentino. Siamo partiti nel ricollegarci alla memoria storica dell'ex ospedale psichiatrico, una memoria pesante per questa città, e quindi inoltrandoci anche artisticamente sui territori della diversità, sul confine anche artistico tra i generi. Quest'idea di lavorare sul margine, sulla marginalità ad ampio raggio, insomma, ci sembrava più stimolante che non chiuderci proprio dentro il manicomio, che era proprio un rischio anche questo. Ogni anno partiamo da un tema e decliniamo questo tema sotto vari aspetti, con gli artisti e le compagnie, ma anche con relatori, neuroscienziati, e quindi è un'esplorazione del tema attraverso diversi linguaggi artistici, performativi, momenti di approfondimento. Abbiamo anche una sezione Vie del Sé, dove artisti che vengono appunto da una formazione e da una storia professionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo poi usano questi linguaggi lavorare con tutto il pubblico alla ricerca di un benessere interiore. Per esempio quest'anno sul conflitto abbiamo Ben Yeager, che è un personaggio particolare perché è danzatore, mimo, clown, ha militato nell'esercito israeliano e poi lavora su danzare il conflitto e quindi sul comporre i conflitti lavorando sul movimento del corpo. Ogni anno mettiamo in campo parecchi progetti anche che coinvolgono tutta la cittadinanza. Ad esempio quest'anno c'è una video installazione di Sara Maino, che ha lavorato per diversi mesi con gruppi anziani, associazioni, gruppi di associazioni di stranieri. Ieri debuttava il coro Castelpergine assieme a Massimo Popolizio, quindi insomma cerchiamo sempre di intrecciare le realtà locali con appunto lieviti anche molto molto alti. Quello del mestiere del critico è molto in evoluzione in questo momento e credo che sia molto interessante da questo punto di vista pensarsi davvero come alleati nel diffondere comunque una cultura anche del live, del non limitarsi a fruire dei contenuti culturali altissimi, bellissimi, dal proprio computer, dalla propria smart TV, ma nell'invitare le persone a vivere un'esperienza. Perché non fioriscano di rose fior. Un giorno dal parapetto al di là della terra di nessuno spuntò un cartello con la scritta Attenzione. Il tuo testo per il reading di Massimo Popolizio, una anomala collezione di lettere. Sì, di lettere e testi letterari. Infatti questa è la peculiarità di percorrere un periodo storico, diciamo, importantissimo per l'Europa, e dove l'Europa è cambiata totalmente attraverso letterati intellettuali e attraverso lettere di soldati semplici, e scoprendo che la guerra è arrivata in un momento in cui c'era qualcosa che doveva in qualche modo uscire dall'animo degli uomini d'Europa, che partiva forse da Nietzsche, e che in qualche modo Nietzsche, parlando del ritornare alla terra, poi paradossalmente non so che altro aggettivo usare, ha visto milioni di uomini morire dentro la trincea, dentro la terra. Quindi questa è stata la cosa abbastanza incredibile che ho trovato, e certamente poi uno stupendo Palazzeschi che c'era in chiusura
dello spettacolo, che fanno analisi magnifica, una scrittura magnifica di quel periodo storico e di quell'Italia, di quell'Europa. Scegliere cosa dire, dopo tutte le cose lette, dopo la fascinazione di tante cose, è stato molto difficile. Mentre poi Massimo Polizio è strepitoso, è il numero uno, perciò niente di meglio.